Signor Presidente del Tribunale, signor Procuratore della Repubblica, vogliamo essere genitori. Signor Presidente del Tribunale, signor Procuratore della Repubblica, vogliamo essere genitori. Nel nome dei figli è questa la denominazione di una significativa manifestazione che si sta svolgendo qui a Taranto dinanzi al Tribunale nel giorno della festa del papà, il 19 marzo, San Giuseppe. Una battaglia di civiltà, tanta sofferenza, tanti diritti negati per i padri separati o padri divorziati, la lotta per vedere riconosciuto il proprio diritto di padre ed esercitarlo nei confronti del proprio figliolo. Siamo con l'avvocato Gina Lupo, che è un avvocato di grido nel campo proprio del diritto familiare. Allora, avvocato Lupo, da un punto di vista proprio giuridico, e considerando anche la realtà quotidiana, quali sono ancora le battaglie da combattere per vedere riconosciuti questi sacrosanti diritti? Guarda Luigi, intanto questa è una bellissima manifestazione spontanea, sono venuta a dare la mia solidarietà a questi papà che oggi, proprio perché è la festa del papà, sono qui reclamando che oggi non gli è stata data la possibilità di vedere festeggiare, no? Di farsi dare gli auguri ai loro figli. È una manifestazione che si chiama Il Nome dei Figli, quindi al centro oggi ci sono proprio i bambini, i loro figli. È sintomatico pensare che alcuni di questi papà nel 2011 hanno sfilato con me nelle vie della città. Sette anni fa e sono ancora qui a distanza di 7 anni e probabilmente stanno ancora reclamando un diritto che gli è stato violato già nel 2011, questo mi rattrista molto. Io sono sempre, come ho detto anche sulle pagine social, io sono sempre dalla parte dei papà con la P maiuscola, quei papà che pagano quello che devono pagare, quelli che non scappano da casa e dalle loro responsabilità, così come sono dalla parte delle mamme, le mamme con la M maiuscola, quelle che hanno supplito anche l'assenza dei papà, ma qui parlano i loro bambini, stiamo dando voce ai loro bambini che sono incolpevoli e oggi non potranno, per ripicche, rancore, non potranno dare gli auguri ai loro papà. C'è molto da fare nel diritto di famiglia, che è un diritto di famiglia del 1975, Luigi, lo studiavo quando ero agli inizi della mia carriera universitaria, quindi sono passati forse oltre 40 anni, siamo qui ancora a reclamare qualcosa, vuol dire che abbiamo tanto sbandierato come un successo l'affido condiviso, ma poi l'affido condiviso nella pratica che cos'è? Ho fatica a spiegarlo alle persone che vengono nel mio studio, perché comunque sono costrette a vedere i loro bambini il martedì e il giovedì, un fine settimana sì o no quando va bene, non possono recuperare, quindi vuol dire che ancora c'è molto da fare e io scendo in piazza in mezzo a loro per poter reclamare qualcosa. Il vulnus viene inferto ai papà, ma di conseguenza anche ai figli, ai bambini che si vedono privati della figura genitoriale paterna, quindi non solo la sofferenza del padre, il diritto negato al genitore, ma c'è una conseguenza forse ancora più tragica, il bambino che vive in buona sostanza senza un genitore. Guarda Luigi, il momento della separazione è un momento difficilissimo e delicatissimo in cui si rompono gli schemi anche dei ruoli sociali, devi riprodurti, devi riformulare il tuo ruolo nel lavoro, nella famiglia e quindi c'è uno tsunami che la coppia che affronta una separazione deve affrontare. Bene, in questo momento è bene che i genitori che si stanno separando siano aiutati, siano accompagnati nel comprendere che un conto è il ruolo di coppia che in questo momento è in crisi evidentemente per arrivare ad una separazione o un divorzio, ma che devono lavorare, si devono impegnare per un ruolo genitoriale. Il ruolo genitoriale è un'altra cosa rispetto al ruolo di coppia, devono essere aiutati a impegnarsi in questo, questo per aiutare i loro figli a comprendere che esiste un papà e una mamma, non parlare male della mamma e del papà reciprocamente, dividersi i compiti e forse questo deve partire dalle norme che devono cambiare. Io auspico veramente una riforma al diritto di famiglia, dopo 40 anni sono qui a chiederla. Un ultimo aspetto, proprio considerando l'aspetto sociale ma anche sociologico, questo bambino che si trova sballottato tra i due genitori, quasi fosse una pallina da ping pong, diventa l'oggetto del contendere. Stiamo parlando di un essere vivente, di un essere umano che è in fase di crescita e certi traumi potrebbero davvero segnare il suo percorso di vita. Luigi, guarda, poi in mediazione familiare, tu sai che io sono una formatrice in mediazione, quando parliamo con questi ragazzi adolescenti vediamo dei ragazzi e delle ragazze che addirittura rimproverano il loro papà di non essere stati vicino a loro quando erano piccoli. Allora sentiamo dire: ma tu non eri presente alle mie recite, tu non eri presente a scuola, è il papà che si trova costretto a dover dire: ma non ero io che non volevo esserci, era forse qualcun altro che mi impediva di essere.
domestici, cioè per i bambini non capiscono tante cose, il linguaggio legale non lo comprendono, non guardano i provvedimenti, il bambino vede che il papà oggi non c'è. Oggi io penso che in tante scuole di Taranto i bambini stanno dicendo poesie, canzoni, stanno facendo delle piccole manifestazioni per i loro papà. Ebbene, questi papà sono qui, c'è qualcosa che non va, e penso a tutti quei bambini che oggi non vedranno i loro papà nel pubblico semplicemente perché non gli è stato consentito questo. Questo è molto triste, Luigi. Signor Presidente del Tribunale, signor Procuratore della Repubblica, vogliamo essere genitori, non siamo genitori di serie B.